Il discorso, dicevo che se il Napoli dovesse decidere di avviare un nuovo ciclo rinnovando qualcosa nella sua rosa per quanto riguarda i suoi campioni e magari anche in panchina, allora non è escluso che l'ipotesi di nuovo ciclo non possa veramente partire da Catania, come dicevi tu, cioè con l'accoppiata lo Monaco-Montella, che sarebbe un binomio che già funziona benissimo, ha funzionato benissimo appunto a Catania e potrebbe essere riproposto sotto il Vesuvio. Ma ripeto, in questo momento il pallino l'ha in mano il presidente in tutti i sensi, sia per quanto riguarda i contratti, sì, sia per quanto riguarda le valutazioni strategiche, perché De Laurentiis deve dire: io credo ancora in questa rosa, non vendo nessuno, la rinforzo e ci riprovo, oppure dico questa rosa è arrivata al top e cambiamo qualcosa. Deve soltanto deciderlo lui. Noi parliamo di Napoli e dobbiamo ancora parlare naturalmente dei tre tenori, di Mazzarri, Bigon, De Laurentiis e del Napoli, che in teoria è ancora in lotta, però se togliamo due pezzi fondamentali, Montella e lo Monaco alla Catania, che Catania sarà il prossimo anno, Beppe Scienza, questo giusto per aprire e chiudere una parentesi, perché i tifosi del Catania fanno bene a sognare, perché ci sono le basi per sognare, il progetto è straordinario, ma non si possono togliere due protagonisti a questa scena. Sì, lo Monaco credo che abbia dimostrato di essere un grande uomo mercato, compiuto dei colpi importanti, giocatori non conosciutissimi, li ha portati in Italia a dei costi giusti e hanno dimostrato di essere giocatori interessanti. E il lavoro del mister di Montella è stato eccellente, perché questa è una squadra che ha dei valori, gioca bene, ha un bel piglio, si vede che dà delle belle sensazioni vederli giocare, squadra organizzata con dei contenuti, con dei concetti importanti. Quindi perdere due pezzi del genere vorrebbe dire per il Catania fare magari un salto nel buio. Credo che chi porta a casa una coppietta del genere farà sicuramente un ottimo affare, perché veramente hanno lavorato benissimo. Non so, spero di no per il Catania, perché è una piazza che sta avendo i giusti riconoscimenti dopo tanti anni di sofferenza, e sarebbe un peccato magari vanificare tutto. Vabbè, certo, c'è questa sensazione che comunque bisognerà capire se Pulvirenti sarà bravo a farsi trovare pronto, però la considerazione vorrei fare con ora tutti i nostri... vanno d'accordo, si sa che hanno un buon rapporto in Lega e sul mercato, De Laurentiis e lo Monaco, e ci sta, perché uno da una parte e l'altro dall'altra, però insieme come li vedete, come li vedreste soprattutto? Ma sono due personalità che definirle forti è un eufemismo. Appunto, da una quadrato. Parte l'Etna, da una parte il Vesuvio. Sì, 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 su questo non ci sono dubbi, però... Per esempio, io vedrei Lotito lo Monaco in difficoltà, nel senso che Lotito per me è più accentratore di De Laurentiis. È chiaro che se tu cambi e vuoi rafforzare la società, visto che, insomma, io non so quanto l'operato del direttore generale, non mi riferisco a Bigon, non so quanto sia soddisfatto De Laurentiis tutto il pacchetto dirigenziale. Quindi se fai un'inversione a U, devi prendere un dirigente che sia bravo dentro e fuori dal campo, dentro e fuori dalla scrivania, nell'amministrativo e dal punto di vista tecnico. Lo Monaco è una personalità molto forte che secondo me racchiude entrambe le fasi, e non è semplice trovare in Italia un dirigente che ti faccia il mercato e che ti curi contemporaneamente l'aspetto amministrativo. Devo anche dire che dal mio punto di vista il prossimo mercato e la prossima estate sarà la più delicata, la più difficile, la più complicata, la più in salita nella storia recente del Napoli. Per correttezza me lo fanno notare, come De Laurentiis ha in mano il contratto di Mazzarri, Pulvirenti ha in mano il contratto di Montella. Cioè, voglio dire, non ci sono contratti e contratti. Se io ho un contratto fino al 2013, non è detto che io possa liberarmi e lui no. Siamo tutti sulla stessa barca. Quindi è un discorso come Sannino ha un contratto con il Siena fino al 2013, si parla di Palermo in alternativa a Genoa. Io credo che sia giusto rispettare tutti quelli che hanno un contratto, non soltanto, voglio dire, se Mazzarri deve andare all'estero si può liberare, se Montella deve andare via da Catania non si può liberare, o viceversa. Io credo che sia giusto rispettare tutte le situazioni contrattuali, sì, in essere. E comunque i contratti degli allenatori sono una delle più grosse barzellette del mondo. Ma io sono d'accordo con te, io li farei di un anno, io perché, li farei di una fino a barzelletta. Tu ti fanno i contratti, blinda gli allenatori per tre anni, magari poi li caccia dopo un mese. Oppure viceversa, un allenatore firma un contratto per cautelarsi di più anni e poi arriva un'altra offerta e vuole andare via. È d'accordo, Scienza? La mettiamo in mezzo. No, credo che sia lo Monaco adatto a questo, perché loro due, secondo me,
Non lo vedo insieme. E dimmene uno. È difficile. Dimmene uno. Secondo me invece sì, secondo me invece possono coesistere. Invece. Pure secondo me possono coesistere. Possono coesistere se ovviamente sono due persone intelligenti. Lo Monaco sa benissimo che la vetrina deve averla tutta al presidente, ma il presidente sa benissimo che con un uomo società come lo Monaco, che può benissimo avvalersi anche della collaborazione di Bigon, sempre che Bigon non abbia altre richieste, perché Bigon qualche altra possibilità di andare via credo che ce l'abbia.